È stato approvato il piano di sicurezza della stazione marittima del porto di Pozzallo, la provincia ancora protagonista con la sua base portuale. È stato infatti autorizzato il piano di sicurezza elaborato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa che consegna all'ente provinciale la gestione della banchina d'ingresso dello scalo pozzallese dove insiste la stazione passeggeri. Il piano di sicurezza del porto contiene le disposizioni di sicurezza per lo scalo. Esso si basa sui risultati della valutazione di sicurezza del porto e riporta chiaramente le misure dettagliate. Inoltre, contiene un meccanismo di controllo che consente, ove necessario, l'adozione di misure correttive appropriate. È la nostra porta d'ingresso e di uscita verso Malta, ha dichiarato la commissaria straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valente, e l'infrastruttura attribuisce al nostro ente un importante ruolo nella connettività tra i paesi del Mediterraneo. Il documento, ha detto ancora la commissaria, è stato redatto in collaborazione con la comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Stefania Milione, e con il dirigente del settore lavori pubblici ed infrastrutture Carlo Sinatra. E da oggi, conclude la commissaria Valenti, i traffici verso l'isola di Malta saranno più facili ed agevoli grazie anche alle tante innovazioni apportate.